Stiamo viaggiando in direzione del lago Yamdok Yumtso, uno dei tre laghi sacri del Tibet, a 5.000 metri d'altezza. In vetta al passo di Kampala, le bandierine votive sono agitate da un vento senza tregua. Ecco il grande lago dai colori trasparenti e verso oriente le enormi foreste del Kham e i vasti altopiani battuti dal vento e attraversati da nomadi a cavallo. Su queste sponde del lago, sullo sfondo delle vette dell'Himalaya, quando le acque sono calme, lama e tulku, tibetani, siedono sulle sue rive fissando le acque blu, trasparenti come cristalli. Entrando così in trance, hanno delle visioni che permetteranno loro di individuare la nuova reincarnazione del Dalai Lama. Lo yak è l'animale più popolare in Tibet. Le sue corna le ritroviamo in questo museo della medicina di Lhasa e fanno parte delle sostanze di base della medicina tibetana, accanto ai succhi e alle secrezioni di piante e di animali, alle pietre preziose, ai minerali. Molte delle erbe con cui si preparano le medicine si trovano soltanto in Tibet. Alla domanda perché minerali e pietre vengono usati nella medicina tibetana, la risposta dei medici è che noi conteniamo nel nostro corpo queste sostanze in minima parte e quando si crea uno squilibrio per la mancanza di una di queste sostanze, abbiamo bisogno di integrarla. In questo mercato c'è di tutto, dai piccoli serpenti maculati agli scorpioni usati per le articolazioni infiammate del ginocchio, agli scarafaggi per abbassare la febbre e alle lucertole di montagna ottime per curare la tosse. Questo gigantesco kampa armato di scimitarra sta acquistando un guscio di tartaruga usato per guarire l'epatite. Questa è la sala commemorativa dell'ospedale di Lhasa, con le statue che rappresentano tre famosi medici della storia della medicina tibetana. Il primo, vissuto nell'VIII secolo, fuse i principi della medicina ayurvedica indiana con quella cinese. Scrisse un testo fondamentale, i quattro tantra della medicina, e fondò la prima scuola di medicina tibetana. Il secondo, vissuto agli inizi del XVIII secolo, fondò un monastero dedicato alla medicina. Il terzo, morto nel 1962, fu il primo direttore di questo ospedale fondato dal Dalai Lama. È vero che con la sola auscultazione del polso si può anche prevedere la lunghezza della vita? Ci sono due punti diversi per prendere il polso. Normalmente, per vedere lo stato di salute generale del paziente, si ausculta il polso in questo punto, dove è l'arteria radiale, mentre per capire la longevità si ausculta in quest'altro punto, dove è l'arteria cubitale, che è molto più sottile e profonda. Secondo la medicina tibetana, i soggetti sani hanno 5-6 pulsazioni per ogni respiro del medico. Attraverso questa arteria si può capire se una persona è in buona salute e vivrà a lungo. Ma è chiaro che si prescinde da fatti accidentali, quali incidenti, infortuni, eccetera.
Serve solo a capire qual è l'equilibrio fisiologico di una persona che gli consente di vivere più o meno a lungo. Inoltre, ci sono pochissimi medici anziani di grande esperienza che riescono a capire, auscultando il polso, la lunghezza della vita. Normalmente non è facile sentire questo battito, perché è profondo ed impercettibile. Vorrei sapere se la tecnica del lago d'oro è ancora in uso nella medicina tibetana. So che è una tecnica complessa e anche molto pericolosa, ma che serve per integrare tutte le energie del paziente. Lago d'oro è una tecnica terapeutica molto usata nella medicina esterna tibetana, non solo dai vecchi medici di provata esperienza, ma ora anche dai giovani. Lago si applica in questo punto della sommità del capo, che è anche il punto della meditazione. Lago d'oro non penetra molto profondamente nella pelle, ma solo in superficie, perciò non è pericoloso e il malato non avverte molto dolore, solo un leggero indolenzimento. Si usa principalmente per prevenire e curare malattie quali l'ipertensione, che provoca spesso paralisi, l'epilessia e i disturbi dell'apparato circolatorio.